Ciao, io sono Nelirfa e oggi mi trovo su Conan Exile sul DLC L'isola di Sipta. Vedete, ho una maschera. Questa maschera ci permette di avere un bonus sopravvivenza, come potete vedere, e lo trovate cliccandoci qui. Questa maschera si chiama Maschera dello Stregone. Non confondetela con un altro tipo di maschera che è questa qui. La maschera del prescelto Yoghita. Sono abbastanza simili a prima vista, ma sono due oggetti differenti. Ora vi spiegherò come riuscire in maniera rapida e sicura ad ottenere appunto questa maschera. Ti ricordo, se hai delle domande da pormi, di farlo qui sotto nei commenti e naturalmente per sostenere questa serie mettete un bel mi piace. Iniziamo subito nella spiegazione. Come prima cosa ci dobbiamo recare in questo punto della mappa. Siamo sull'isola di Sipta, come potete vedere, e dobbiamo venire qua alle rovine di Ixcholt. Occhio che già ci hanno attaccati. Ora dobbiamo trovare un boss da andare a sconfiggere. Allora, dovrebbe essere in questa zona. Tanto guardiamo un po' cosa c'è intorno. Vedete, ci sono i fantasmi. E là vedo che c'è il solito scheletro. Comunque non dovrebbe essere questo il boss che cerchiamo. Uccidiamo anche questo qui. Dunque ragazzi, dovrebbe essere quello laggiù che vedete, questo qua di fronte a me. Andiamo, proviamo a farlo. Ecco, è questo mostro qui bianco. Vedete, ha tre scheletri. Allora, questo boss dovrebbe anche rilasciare dei frammenti. Ecco, allora, alla prima siamo stati molto fortunati, ci ha rilasciato la maschera, come potete vedere, e anche due frammenti. Quindi è anche un ottimo modo per andare a farmare i frammenti. Dunque, allora, prendiamo tutto. Non sempre vi può dare subito la maschera, bisognerà magari killarlo più volte, ma in questo caso sono stata abbastanza fortunata e l'abbiamo ottenuta. Quindi, come potete vedere, non è difficile riuscire a ottenerla. In linea di massima, ho visto che si può andare a uccidere massimo di 3 volte. In teoria dovrebbe droppare la maschera nelle 3 volte. Dunque, ragazzi, quindi. Dunque, come potete notare, ha anche droppato un coltello del furfante, quindi dovrebbe dare random, se non sbaglio, adesso proveremo a rifarlo, anche un'arma. Vedete, questo qua, per esempio, questo coltello fa danni salute 47 e penetrazione corazza 18%. Si tratta di un'arma leggendaria, quindi non è male per tenere. Adesso vediamo se ricopa, dobbiamo aspettare un pochettino. Dipende poi dall'impostazione del vostro server e riproverò a farlo. Voglio vedere se mi va a ridare la maschera e se dà un'arma ulteriore, magari diversa. Adesso abbiamo trovato anche questo qua, l'abbiamo fatto. Allora, ragazzi, qua praticamente dà anche questo un frammento, ha dato un kit leggendario per la riparazione che non è male. Vabbè, lingotte d'acciaio, vetro e la candela. Adesso vi faccio vedere dove mi trovo.
qui ci sono dei bauli che danno questi lingotti e questo qui dà addirittura le monete. Allora, poco più sopra di dove ci trovavamo, adesso vi faccio vedere in mappa, vedete un po' più in alto qua, c'è anche questo altro boss, non dà nessun tipo di oggetto, però non è male perché ha dato anche i lingotti d'oro e la moneta e i soliti frammenti, quindi un ottimo posto qui per andare a farmare i frammenti. Dunque, sono salita leggermente, vedete qua, mi trovavo qui sotto, mi sono un po' buia la zona, ma per farvi capire dove mi trovo, un po' di problemi di resistenza, aspettiamo di... Ecco, allora, il primo boss si trovava qui, basta salire queste scale e andare qua, poi girare a destra e trovate l'altro boss. Allora, qui non è ancora ripoppato, aspettiamo. Dunque ragazzi, mentre aspettiamo, vedete che io non ho messo nessun punto di in sopravvivenza. Se andiamo a prendere il primo bonus, quindi il primo nodo qui, ci viene dato un bonus. Non devi cuocere la carne cruda per evitare un'intossicazione alimentare, e non è male. Quindi possiamo anche andare a mangiare la carne cruda con questo nodo, questo pallino qui raggiunto. Se vado a indossare la mia maschera, che ho appena fatto, questa qua, vedete, e vado a raggiungere immediatamente punto o il pallino, chiamato come volete, vedete, mi dà addirittura ben 30 punti in sopravvivenza, quindi è ottimo questa maschera per andare a prendere almeno il primo punto qui e non andare a mettere ulteriori punti. Adesso è venuta proprio calata la notte più pesta. Dunque ragazzi, adesso vado a provare le nuove armi. Gliel'ho messo indosso alla schiava, così ne andiamo a provare. Vedete, sono due coltelli, questi qui che abbiamo appena droppato. Andiamo a vedere subito su questi qua se hanno un certo effetto. Dunque, dove sono andati spariti? Ecco. Ah, vedete come combatte. Diventa in pratica un assassino quei due coltelli. Vedete? You'll dance for me now or swing for me later. Ok, fatto fuori. Allora, come potete vedere, questa volta ha dato un altro tipo di arma, è sempre il frammento, quindi ottimo metodo per andare a farmare i nostri frammenti. Dunque, per riepilogare, ragazzi, questo boss ci va a dare la maschera, non è sempre sicura, però diciamo che su 3 killing dovreste ottenerla, e questa maschera ci dà ben 30 punti di insopravvivenza, quindi è ottima per riuscire a raggiungere il primo punto. Poi è anche un'ottima zona, quindi ci sono due boss da poter andare a fare lì per farmare i frammenti. E diciamo che il boss della maschera è molto facile da andare a killare, quindi non dovreste avere alcun tipo di problema, anche se giocate in solo. Naturalmente vi fate aiutare magari da uno schiavo. Ok ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio di aver seguito, come sempre vi chiedo di mettere un bel like a questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e naturalmente di attivare la campanella, anzi tutte le campanelle, in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a mettere. Ciao a tutti e alla prossima!